Buonasera. Buonasera. Conosce lei? Hai visto? Buonasera. Sono un poeta. Ah, allora sì. Sono venuto a leggere alcune delle mie migliori poesie. Qui da noi? Sì. Come mai proprio qui da noi, scusi? A qualcuno doveva andare a leggere. E certo, ha pensato bene di venire da noi, vero? Prego, prego, si accomodi. Lei è un poeta maledetto? No. Vengo maledetto dopo aver letto le liriche. Ah, ecco, ho capito. Bene, suo nome? Mino Pausa. Mino Pausa. Caspita. Deve dire le poesie? Sì. Certo, faccio come se fosse nello studio suo, guardi, stia tranquillo. Per piacere. Sì, scusi se ho respirato. La prima composizione che voglio farvi ascoltare ha ridotto il pessimismo cosmico leopardiano a mero umorismo. Urca. Vado a leggere. Vada, vada. Per piacere. La poesia si intitola La gioia immensa che si prova nel riflettere. Titolo non c'è male, eh? Per piacere. Scusi, scusi. Chi prima, chi dopo, tutti dobbiamo morire. Sante parole, guardi. Veramente dei versi intensi suoi. Per oggi vorrei congedarmi da voi. Diceva? Per oggi vorrei congedarmi da voi. Come si vorrebbe congedare? Scusate un attimo, ragazzi, scusate, come si vorrebbe congedare da noi? È scemo, secondo me è scemo. Scusi. Con una delle mie ultime composizioni. Da titolo? Liriche. Ah, liriche. Come si intitola l'ultima composizione? Breve incontro. Sentiamo. Vado? Vadi, vadi. Ti conobbi al mare, ma poi affogasti. Maronna mia. Scusi, lei ha intenzione di tornare? Domani. Ci vediamo sicuro e l'aspettiamo qua, stia bene. Sera. Buonasera, arrivederci. Cari amici, a questo punto non mi resta che mandare i consigli per gli acquisti e ci vediamo dopo, se ci vediamo dopo questi chiari di luce.